tutte, quindi oggi andremo a realizzare insieme questo bellissimo cappello con un disegno a spiga. Non vi faccio la video con il cappello portato perché tanto un cappello è questo, cioè non c'è granché da far vedere e sinceramente penso che il cappello parli da sé con questo bellissimo disegno a spiga o a treccia, come preferite voi. È un video in realtà che prende un po' di, cioè in realtà non il video, ma il lavoro prende comunque 2 o 3 ore perché è complicato da fare vedrete il contrario in realtà. Quando andate sulla linea dritta è facile, quando poi dovete fare girare il lavoro lì diventa complicato. Quindi avete una riga facile e una riga difficile, ma comunque sia è stupendo. E niente, spero che questo video vi piaccia. E mi raccomando, come dico sempre, mettete un like se questo video vi piace, se il lavoro vi piace e seguitemi su YouTube. Quindi ragazze, buon lavoro. Per realizzare questo cappello io ho bisogno di un solo gomitolo. Ho usato questo della DMC ed è un gomitolo da 100 grammi. La grossezza del filo deve, cioè è da 6 mm per gli aghi. E per gli uncinetti, e questo, se non erro, il colore 8127 ed è un bianco leggermente sporco e in poliestere, 100% poliestere. Questi si trovano in tante marche diverse, se non erro anche Katia lo ha fatto e altre ancora. Io questo l'ho acquistato su Rascal, di nuovo.fr, e lo troverete sicuramente anche in Italia. E mi sembra che un gomitolo sia al prezzo di 3 euro, una cosa del genere, quindi è veramente poco costoso. E poi andiamo a usare, che mi sono dimenticata, vi faccio vedere il cappello. Questo qua, un gomitolo, come vi dico più là nel video, questi li ho acquistati su Amazon e mi sembra che ne avevo 16 per una quindicina di euro, quindi proprio niente. Poi avete bisogno di un metro per misurare, di un ago per cucire, alla fine del vostro lavoro in realtà, la forbice e un uncinetto numero 7, ma qua non si vede in video. Ho usato il numero 7 perché comunque è grosso, loro dicono il 6, ma si può usare anche 7-8, quando vedrete quando lo lavorate è molto più facile. Ora vi faccio vedere come inizio il cappello e poi in realtà è la stessa cosa sempre, quindi è una ripetizione di lavoro per creare questa spiga. Io ve lo faccio vedere in piccolo perché in realtà io ho già creato il mio cappello, ma voi dovete fare 24 catenelle, quindi iniziate come sempre il primo. Come poi vi dirò anche alla fine, questo filo è a volte un po' complicato da usare perché si annoda facilmente, quindi spesso se dovete andare a smontare si incastra un attimino e poi quando tirate troppo forte si spezza il filo. Comunque, voi andate a fare 24 catenelle, io in questo caso ne faccio una decina giusto per farvi vedere il lavoro come si fa, perché è proprio sempre una ripetizione fino a che non arrivate ai centimetri che vi spiegherò dopo. Ecco, quindi arrivate alla 24 catenelle e ora saltate la prima e andate sulla seconda e fate una maglia bassa. Ok, nel prossimo una maglia bassa. In realtà se volete potete usare anche un uncinetto più piccolo per inizio, un 6 per esempio, perché si creano un po' dei buchini qua. Si vede proprio questo spazio che poi andremo un po' a nasconderlo, ma volendo potete usare anche un uncinetto 5, giusto per fare il primo passo e poi cioè la catenella in realtà. Questo lavoro qua poi potete fare di maglie basse, potete già farlo con l'uncinetto numero 7. Comunque io sto arrivando alla fine della mia linea velocemente, quindi ed è semplicemente una maglia bassa in ogni catenella. E qua abbiamo finito il nostro primo giro. Ecco qua, il nostro primo giro è finito. Vedete? Voi di 24 ovviamente, 24 più, questa è la misura che io ho fatto per me. Poi fate una catenella e giriamo il lavoro. Qua inizia il vero e proprio disegno. Quindi voi dovete entrare nel primo buco per la prima maglia. Prendete, fate una maglia bassa classica. Ora, questo è il lato dritto, quindi andremo a considerare questo qui il giro dritto e poi il giro seguente il contrario. Quindi il giro numero 2, una volta che avete fatto la prima catenella, per creare la spiga dovete entrare qui, poi entrare qui,
qua questa è una maglia bassa sotto, quindi non dovete fare granché, e poi andate a chiudere tutto. E di nuovo prendete l'ultima del lavoro che avete appena fatto, fate la maglia bassa e tirate fuori 3 fili, e di nuovo l'ultimo, e così fate fino alla fine della fila e vi faccio vedere che si crea una parte della spiga. Quindi sempre così. E questo lato, il lato davanti, è velocissimo da fare, perché in realtà è come una classica maglia bassa. Quindi questo non è molto lento, eh? La parte più lenta è quando andiamo a fare il contrario, perché dovete avere un attimo più di attenzioni. Quindi io sono arrivata all'ultimo, vedete, rifaccio così, sono nell'ultima, tiro fuori il filo. Voi dovete fare attenzione perché spesso sembra che non siamo, che siamo già arrivati alla fine, invece no. E poi va a finire che il cappello va dritto da una parte e qua va in discesa. E quindi dovete veramente arrivare fino alla fine. Al massimo vi contate le maglie, vedete se sono ben 22, se non erro. Capito? Poi fate una catenella e giriamo il lavoro. Qua viene la parte complicata. Non lavoriamo da davanti, lavoriamo da dietro. Quindi passiamo l'uncinetto dietro e andiamo. Giro il lavoro e faccio vedere, andiamo a prendere una maglia classica, ma al contrario. E prendiamo anche questa, è la maglia, e anche la prima. Ok, che vedete dietro. Facciamo così, usciamo dietro, come avete visto. Prendo il filo e questa è la prima. Nel secondo giriamo il lavoro. Andate a prendere l'ultima. Qui. Poi di nuovo la maglia di sottostante e questo qua che vi esce fuori. Usciamo fuori tutto il lavoro, tirate un pochettino e passiamo al filo. Di nuovo giriamo il lavoro, prendiamo la prima maglia qui, scusate le grida, la maglia, mettiamo anche questo qui che fa parte del lavoro della spiga, prendiamo il filo, lo tiriamo fuori. E chiudiamo. Ora di nuovo questo, l'ultimo, la prima maglia con l'ultimo filo e usciamo fuori. Vi faccio vedere adesso il giro e vedete, abbiamo formato la spiga. Il fatto di prendere al contrario, quindi il filo, vi crea la nostra spiga. Poi sempre dovete continuare così fino alla fine della linea, che questa la linea numero 3. Come sempre io ho i rumori che vanno con i miei video, e qua vedete, io qua anche ho difficoltà perché comunque sia lavorare al contrario non è facilissimo, bisogna essere un attimo concentrati. Poi dopo vi viene in automatico di prendere i 3 fili, perché escono qua, intendo, escono in automatico. E voilà, arrivo alla fine per l'ultimo giro. Questo è il giro numero 3. E ora catenella, giriamo il lavoro e adesso vediamo bene il nostro lavoro. Di no. Bene, ricomincio quindi. Qua rifaccio lo stesso della linea numero 2, ripetete la 2, la 3, la 2, la 3, la 2, la 3, fino alla misura che in realtà vedrete dopo. Quindi qua metto qui e prendo pure dietro il filo, così, poi di nuovo davanti, infilo, prendo tutti e tre, davanti, infilo la maglia, più il filo in più dietro. Il filo dietro si crea perché non, voi andate a prendere questo davanti, quindi dietro ve lo chiede proprio il lavoro di prenderlo. E voilà, ecco, stiamo continuando a creare la nostra spiga. Quindi voi dovete fare, e qua dovete arrivare fino a qui, quindi questa è l'ultima maglia da prendere, non la prendete qua, ma proprio qui. Andate a fare la riga 2, riga 3, tutto il tempo. Quindi bisogna contare 2 orette per farlo questo cappello, perché è proprio più lungo.
vi lascio perché vedo che mio figlio non smette di parlare. Comunque spero che questo video vi piaccia, ragazze, buon lavoro. Allora, quindi io sono già arrivata a questo, come vedete, un disegno stupendo, a spiga, spiga, treccia, è veramente bellissimo. E io ho fatto una misura di 51 contando questa qua che andremo a nascondere, che è l'inizio del nostro lavoro, 51 su 22. Ora, e mi resta di un gomitolo intero, quello che mi resta adesso è questo, quindi poco niente. Ora andiamo a fare il lavoro di legare i punti, e quello che dovete fare, attenzione, quando io adesso vado dal lato davanti e unisco, mi avvicino con la telecamera, dovete fare attenzione che il disegno combaci. Quindi vedete, io qua c'ho una spiga e qua la spiga inizia di nuovo qui. Quindi io quando vado a fare questo lavoro ho una continuità e non ho due spighe nello stesso senso, vedete? Quindi questa è una spiga e l'altra è lì. Quindi quando vado a legare non si vedrà niente, ma lo faccio da dietro. Quindi giro il lavoro al contrario e vado a mettermi così. Ora devo far combaciare questo e questo. Quindi già devo passare dall'altra parte per il lavoro. Quindi quello che faccio è che mi infilo qui nella prima. Qua dovete chiudere con una catenella. Già fate, una volta finito il lavoro, fate una catenella e poi vado a passare dall'altra parte del lavoro, quindi entro dentro l'ultima maglia e qui invece entro qua, vedete qua ci sono dei buchi piuttosto larghi, entro proprio qui e vado ad uscire con una maglia bassissima. Ok. E ora faccio la stessa cosa con l'altro. Quindi andrò a cucire proprio in questo senso e vado nella prossima. Prendo maglia bassissima. Ok. Ora entro nella maglia successiva. Qui. E qua anche nel prossimo buco. E di nuovo maglia bassissima. Maglia successiva, maglia bassissima, faccio così fino alla fine della riga, poi faccio vedere, giro il lavoro. E adesso ho finito e non ho fatto niente ancora, non tolgo il filo, faccio già vedere come viene il disegno, tanto dopo andiamo a chiuderlo. Ok, e qua si vedono un po' i buchi, quindi quello che dovete fare poi è tirare leggermente dall'interno. Poi non si vede più niente, ma questo poi andrete a metterlo dietro. Ora andiamo a chiudere il cappello, quindi passo il nostro filo all'interno, esco dall'altra parte e vado a chiudere come si fa di solito. Quindi in primis quello che faccio è che vado a fare una catenella qui e poi prendo come se avessi due maglie. Quindi me le creo qua, 1, 2, è bello stretto il lavoro, e maglia bassissima, le altre due, 1, 2, oppure potete fare direttamente con l'ago e chiudere, che forse mi sa che per questo mi sa che è più facile, infatti. Allora, questa la lasciamo così, l'abbiamo fatta così. Niente detto. Tirate fuori il filo, quindi andate a tagliare una buona lunghezza. Ok,
lo tirate fuori e usate il vostro ago. Se ce la faccio, ecco. E quindi fate avanti, fuori e dentro, nei punti. Abbastanza veloce, infatti così è molto meglio che con l'uncinetto. Vedete? E poi ve lo sto facendo proprio per in totale, così vediamo insieme il risultato. Poi andate sempre a ben stringere il tutto. Ecco, sono arrivata alla fine. E poi non dovete prendere i punti precisi, eh? Qua andiamo proprio. Mi si è rotto questo qui e attenzione, vedete, grazie a Dio non mi si è rotto malissimo. È una cosa che succede con questi fili perché non sono molto, in realtà, visto che hanno questi peluscini, si incastrano facilmente. Ma io quello che faccio adesso è un nodino e lo recupero perché devo andare a farmi la chiusura, poi questo si nasconderà dopo. Devo chiudere adesso qua il nodo, quindi questo già che ho fatto adesso lo infilo dentro che non si vede più. E qui vado semplicemente a... Vedete, non collabora molto, questo filo. Andiamo a chiudere il buco. Tanto poi con il pompon qua sopra non si vede più niente. Ecco qua. Ora piazziamo il nostro pompon. Io questi qua li ho comprati su Amazon. Vedete, qua hanno questo che è abbastanza elastico. Poi dall'interno voi andate a fissare, a chiudere, perché poi in realtà qua avete finito. Come ho detto, non bisogna tirare troppo perché altrimenti va a finire che si spacca. E qui io quello che faccio spesso è questo. Faccio un modo di chiusura così e ne faccio un altro paio. E poi taglio il filo. Lo lascio un pochettino all'interno, tanto non si vede nel cappello. Poi vediamo se abbiamo nascosto quegli altri che mi si è rotto prima. E questo è il cappello. Scusate che noto che si vede l'ombra, è sera, quindi le luci non sono molto forti e noto proprio che si vede l'ombra del telefono qua. Comunque sia, questa è la fine. Ho usato un solo gomitolo per fare questo cappello e qua questo è il resto. Quindi ora dovete solo nascondere questo qui. E poi questo è, logicamente la cucitura ve la piazzate dietro, così non si vedrà granché. E questo andate a fare una chiusura, già a rinforzare questa. E poi ve lo nascondete al centro dove abbiamo fatto l'unione dei due cappelli. Passo qui. Più o meno, poi faccio un nodino ed è finita, eh. Cioè non è che mi non ho bisogno di fare grandi cose. Lo passo all'interno, finito. Questo lo lasciate comunque un pochettino fuori e voilà, il nostro cappello è finito. Ops, scusate, mostro la telecamera. Mi allontano un attimino, così vediamo. Il lavoro terminato.
Quindi questo è il cappello che abbiamo realizzato oggi. Il lavoro è un po' lungo perché fare questa spiga vedrete che è molto bella, ha comunque, quando andiamo a lavorare al contrario, come avete notato, è comunque un po' difficile. Ma il punto è bellissimo, il cappello è stupendo, è molto fashion. E poi anche il livello di materiale è molto dolce. Quindi spero che questo video vi sia piaciuto. Mi raccomando, mettete un like su questo video. Ricordatevi di seguire la mia pagina e ci vedremo presto con un altro tutorial. Buon lavoro!